a Lisbona sul risultato di 0-0 che è diventato un 4-1 per la formazione tedesca in maglia rossa nell'incontro di ritorno. Gran mattatore Hoeneß, suoi i primi 3 gol della formazione di Monaco, ecco il primo al 28esimo del primo tempo con la difesa avversaria colta un po' di sorpresa su questo lungo traversone, vedete che sfugge anche al portiere Bento la palla, Hoeneß può rientrare sul pallone e realizzare. Questo al 28esimo, al 36esimo è ancora Hoeneß che va in gol, ecco l'azione che è promossa da Dürberger, poi c'è Rummenigge sul suo traversone, magnifico lo stacco di testa di Hoeneß, un grande specialista nei colpi di testa che porta a 2 i gol della formazione di Monaco. Rivediamo anche questo gol, 2-0 dunque alla fine del primo tempo, il gioco praticamente fatto per i tedeschi che comunque insistono e al 10° minuto della ripresa punizione di Breitner e ancora stacco di testa di Hoeneß, questa volta a prolungare il pallone fino all'angolo basso fuori dalla portata di Bento, rivediamo anche questo gol, è il gol del 3-0. La partita era diretta dall'arbitro Casarin che ha avuto come collaboratori Pieri e Paparesta. È stato un compito relativamente agevole per la terna italiana che comunque lo ha espletato nel modo migliore, cogliendo anche un calcio di rigore in questa azione fallosa della difesa del Bayern e concedendo in questo modo al Benfica l'unica possibilità di realizzare con Nenè, come abbiamo visto, per il 3-1. Prima della fine della partita, mentre il Benfica si slanciava ancora in avanti nel tentativo di ridurre lo svantaggio, è venuto addirittura il quarto gol del Bayern, opera di Breitner su azione comunque di Rummenigge, il duo di nazionali del Bayern. Si è segnalato particolarmente in questa azione, vediamo il bel dribbling di Rummenigge, il suo perfetto cross a cercare Breitner, l'altrettanto abile tocco di sinistro del barbuto centrocampista per il quarto gol del Bayern sul Benfica. Ecco, rivediamo soprattutto l'abilità di Rummenigge con l'esterno del destro nell'anticipare gli avversari per pescare al centro dell'area smarcato Breitner.